attenzione, solo un attimo che muovi vi trovo tutti insieme. Vorrei solo dire perché abbiamo dato il premio a Alonso e la sua famiglia a Domenico. Noi da 6 anni abbiamo istituito questo premio Terra Laboris per premiare l'eccellenza di tutte che facevano parte del Regno di Napoli, quindi la terra di lavoro e il Regno di Napoli. Infatti voi vedete sopra quel tavolo delle aziende che l'hanno già vinto precedentemente. Perché l'abbiamo dato a Domenico Alonso e alla sua famiglia e all'azienda Casaline? Perché? Perché innanzitutto sono generazioni che vanno avanti con questa attività difficile, che una volta essere pastore voleva significare essere ricchi. Poi purtroppo la botta iniziale ce l'ha dato l'Unità d'Italia, che ha cominciato a togliere i terreni dai maniali e quindi a dare ai defondisti, togliendo il percorso di transumanze, fino ad arrivare a Mussolini, che ha dato la botta finale, che ha dato i terreni soprattutto del regno, ex regno, ai latifondisti per fare la famosa grande del senatore Cappelli che qui ci abbiamo, e togliendo le autostrade per i greggi, per le pecore, calcolate che ha distrutto un'economia, che era quella dei pastori. L'altra volta a Domenico ho fatto vedere che gli aragonesi addirittura avevano fatto le autostrade proprio per le transumanze, perché avevano capito che erano ricchezze enormi. Sotto gli angioini chi ammazzava una pecora è come se avesse ammazzato un cristiano, andava a finire proprio al patibolo. Quindi per farvi capire com'era importante una volta avere greggi di pecore, la ricchezza di una nazione, di un regno, era in funzione di quante pecore aveva. Quindi, e oggi è difficile continuare questo mestiere. Perché l'abbiamo dato anche a Lonzi? Perché? Perché hanno 4 figli, Stefania e Domenico, che stanno cercando di continuare faticosamente questa attività. E oggi trovare dei giovani che hanno voglia di rimboccarsi le maniche, di non perdere la tradizione di famiglia e continuare a lavorare questo mestiere che è duro, non è cosa da poco. Quindi abbiamo premiato la qualità dei prodotti che fanno, perché chi fa da 5 generazioni questo mestiere sa come si fa il formaggio, sa come si crescono i capretti, sa come si crescono gli agnelli, ma soprattutto hanno dei giovani figli, Lucia, Alessandro, Enrico e Lorenzo, che stanno cercando di continuare questa durissima attività. Quindi noi, non soltanto per amicizia, perché noi i premi non li diamo per amicizia, li diamo per se c'è un nesso. Perché non abbiamo amici, perché Domenico lo sa, non facciamo prigionieri, sono media. Quindi trovare una cosa bella, però c'è da dire che nell'ex regno, che voi chiamate sud, io chiamo regno, ogni anno aumentano sempre di più le partite IVA di giovani che fanno l'agricoltura e fanno la pastorizia, addirittura laureati in filosofia e in lettere, che continuano, che si mettono a lavorare la terra, a allevare bestiame con grande soddisfazione. Quindi noi ringraziamo Domenico e Stefania per quello che fanno, ma soprattutto che hanno trasmesso questo amore e passione per i figli, e speriamo che non mollano. Tutto qua, grazie per la presenza. Bravi. E grazie a Domenico, a Stefania, grazie, alla loro famiglia per questa accoglienza, perché fanno una giornata. E per caso vengono qua Domenico, cioè da me è un mese che tengo il premio, non sapevo, ma dove mi ha fatto questo Covid? E io sono detto, scusa, ma vi è qua? No, apposta, e siamo qua. Io una cosa che faccio a tutti quanti, una festa l'anno, la notte di San Giovanni, venire qua, che dite? Bravo. Certamente! Dite, i padroni di casa sono loro, la notte di San Giovanni all'inizio dell'estate, il giorno... Adesso fa l'ufa, bravo, si faceva una volta! Ma andiamo, proviamo. No, allora, i musicanti devono essere presenti, i musicanti ce l'abbiamo. Non sono venuti solo per un motivo. Perché stanno lavorando, dovevano lavorare domenica, ma il tempo hanno rinviato la serata e l'hanno fatta stasera. Vabbè, ma non la tamburiata. No, il tamburello ce l'ha Danilo. No, però ha detto che era stata la chitarra. Se ci sta la chitarra.